Sono passati 10 anni dal grande restauro voluto da Basile. Bene, la cosa positiva qual è? Gli affreschi sono in perfetto stato di conservazione. Una recente analisi dell'Istituto Centrale del Restauro ci ha certificato che non c'è più umidità di salita, non ci sono più materiali salini che sono quelli che devastano gli affreschi. Questo significa che le strutture tecnologiche, la bussola esterna e questa struttura su cui noi stiamo camminando hanno svolto una efficace funzione di assorbimento delle polveri e dell'umidità. Questo è il primo problema, quindi non esiste. Gli affreschi sono in ottimo stato di salute. Però vi è un secondo problema controverso sul quale si stanno confrontando diverse scuole di pensiero. Sotto di noi c'è la famosa cripta. Bene, c'è chi sostiene che la cripta fosse vissuta e abitata, tanto è vero che alcuni individuano negli affreschi, nella parte sommitale della cripta, delle piccole stelle che starebbero a denotare che era un luogo vissuto dai monaci. C'è chi ritiene che mai e poi mai fosse stato abitato. Ma il problema non è solo questo, il problema è che nella cripta c'è una vasca con dell'acqua e quando piove, voi lo sapete, l'acqua può salire anche a 10 centimetri, anche più. L'interrogativo è: l'acqua svolge una funzione osmotica nei confronti della struttura, nel senso che se noi attivassimo delle procedure per eliminare l'acqua, la cappella godrebbe di miglior salute o togliere l'acqua è pericoloso? Diciamo che si confrontano diverse scuole di pensiero. Io credo che la cosa migliore sarebbe quella, senza troppo clamore, di fare delle simulazioni e mettere a confronto delle equip di studiosi di rango internazionale che si confrontano sulle due ipotesi: togliere l'acqua o lasciare l'acqua. Io credo che la politica possa decidere solo e dopo, successivamente, ad un'analisi rigorosa e a simulazioni reali e scientifiche, in modo tale che se l'acqua è da togliere, procederemo in tal senso. Diversamente, così come da secoli, potremmo valutare l'opportunità di lasciare un livello minimo di presenza delle acque.